Che, no, ho perso giusto la grotta. Devi andare semplicemente avanti. Non è questa. No, questo è un isolotto con una Pokéball, almeno quella. Grande perla. Rivenderemo tutto ovviamente al miglior offerente. Quante alide. Però la visuale così bassa non ti aiuta a capire per niente. Ma è fatta apposta. Cioè? Per nascondere la grotta dagli occhi indiscreti. Ecco, ci siamo comunque. Guarda, sono sicuro che non si debba fare niente in sì, questa grotta. Tipo Mesprit che è vuota. Cucù, sì. Antro talassico. Sì, sicuramente ci si cattureranno Pokémon leggendari. Ci andremo in un futuro non molto prossimo. Ma perché anche quello della grotta dei riflessi, O si cattura uno dei tre geni di cui parlava quella per gli specchi e le cose del genere. No, non credo che... Poi li chiami tre geni, ma non credo si possano definire così. Ma sicuramente c'è qualcosa. È forte che non possiamo andare... Cioè, non c'è niente. Oltre le boe, hanno fatto questa cosa un po'... Vabbè, siamo bambini. Per credo. Dividere. Prima c'erano tutte rocce, adesso le boe. Più belle. Che fanno i Pokémon annegano. Andiamo qua. Essere un atollo solitario. Niente, i solotti solitari soltanto. Qui una Pokéball, è meglio di tutto. Subbolla. Ah, c'è anche Sub, quindi devo desumere. No, non penso. Dunque abbiamo esplorato anche tutta questa parte del percorso. Adesso non ci rimane che altro che la parte nord della fattoria, che rende il percorso in basso. La parte nord? Esatto, della fattoria. Hai presente che tu hai scelto il percorso più in alto adesso, che portava a questa. Quindi volta. Continuando verso il basso di qua. No, di qua non credo, però... Ce n'è uno? No? Dov'è? Cerchiamo... Eccolo qua. Squamacuore. Squamacuore un'altra, ce ne facciamo una collezione. Ma per loro non c'è da fare nient'altro. Questo è un cartello di consigli utili. Poi tanto utili non sono perché li sappiamo a memoria. Vediamo, quindi dopo se io vado in questa direzione devo raggiungere la parte nord della fattoria. No, devi tornare indietro prima. Ah, un Pokémon raro. Dovrebbe essere. Tentacool. No, non è per niente raro. Bravissimo. Beh, però per questa regione. No, non penso che lo sia. No, non devo andare nella parte nord, devo andare semplicemente a destra del percorso. Adesso tu sei andato nella parte più a nord. Adesso tu devi scendere giù e andare a sinistra. Comunque hanno facilitato tantissimo. Anzi, c'è questa scorciatoia. Dove siamo? Questa è una Pokéball. Oh, dente abissi e far fare... Evolvere. Clamper. Esatto. Dov'è? Questa qua. Iperpozione. Stiamo trovando tanti ricchi di oggetti, grazie a questo ricerca strumenti. È molto utile. Tante Pokémon. Squama abissi, ecco. Abbiamo le due evoluzioni dei Clamper in questo piccolo isolato. Però non abbiamo i Clamper. Che sincero. Madonna. Una Pokéball. Forbice X. Fortissima. Non abbiamo Coleotteri però. Forbice X mi sa che la può imparare anche. No, in effetti non lo so chi la possa imparare. E chi imparare. Scusa? Venusaur con le liane. Perché dici che Olucia non la sa imparare? Lui sì, però non gli sarebbe utile affatto. Sì, infatti. Perché contro i tipi buio, su cui è super efficace Coleottero, gli bastano le sue mosse lotta. Poi peraltro non lo so. Per i tipi psico, però, possiamo utilizzare altre cose. Ok, andiamocene, siamo tornati. Siamo tornati alle nostre origini. Ecco, beh, andiamocene da questa zona. E adesso possiamo raggiungere il porto. Andiamo di qua, scendiamo giù. Ecco, da questa parte destra. Di qua e arriviamo nella parte nord. Ah no, non possiamo proprio andarci allora nella fattoria. Pietra idrica. Ma strano. Allora raggiungiamo il porto a questo punto. E chissà se è veramente un porto. Questa è tutta una copertura. Vediamo. No, magari ci si arriva. No, non ci si può arrivare. No, veramente non ci si può mica arrivare. E qua non si può passare. No, allora rinunciamo. Andiamo qua. Mm-mm. Ecco, sopra la città. Siamo arrivati, meglio così.
ricevuto un messaggio sull'Holovox. Vediamo chissà un po'. Chi è? Tan tan tan. Serena, sei tu? Ciao Nin, ti sfido a una lotta davanti alla palestra. Preparati, ci vediamo là. Che arrivo. Avrà catturato un Pokémon di tipo acqua. Probabilmente. Per spegnere le nostre fiamme ardenti. Ora possiamo andare, sì. Però non c'è nessuna nave che ci aspetta. Lol. Guarda quanto li conosco questi animali. Qua sicuramente sono strumenti. Ecco. Elisir. Di lunga vita. Cioè, non avrebbero mai messo un porto così solo per un coso estetico. Ci deve essere per forza un secondo. Guarda, fine. Può essere ecco, tutto. C'è anche qualcosa qui. Fammi vedere. Comunque direi raggiungiamo il centro Pokémon. Sì, adesso esploriamo la città e poi basta. Esatto. Stoppiamo la parte. Che abbiamo registrato a sufficienza. È notte fonda e quindi... Vediamo un po' qui adesso se ci danno qualche altro strumento. Adesso tanto neanche parlo. Sciarpa seta. Mosse di tipo normale potenziate. Non abbiamo Pokémon del genere, quindi... Vabbè, uno strumento raro. Beh, abbiamo trovato un bel po' di strumenti. Pietra idrica, pietra tuono. Ah, vedi, qua ci sono distributori di leccornie. Non so se sono leccornie, però vediamo. Ehi, buon uomo. Aromi pregiati. Ah, gli aromi. Aromi. Sì, vabbè. Ormai li conosciamo. Scendiamo giù. Ok, qua ci deve essere qualche strumento. Eccolo qua. Troviamo una sveglia. Per... Vedi, però è emozionante usare ricerca strumenti. Ah, vedi, comunque la città ha una palestra. Eh certo, ci ha detto di aspettarci durante la palestra. E abbiamo così un amo buono. Un amo buono. Adesso aspettiamo il super amo. Che comunque non ci servirà a niente. Ok, quindi questo è un altro bel signore. Questa è Termopoli, abbiamo detto. Temperopoli. Che divertimento. Questo è il centro Pokémon. La monorotaia, eh. Monorotaia centro Pokémon. Chi sono? Il professore e la campionessa. Oh, Nin. Congratulazioni, vedo che finalmente hai tutto il necessario per la mega evoluzione. Una mega pietra per il Pokémon e un mega cerchio per te. E naturalmente anche un forte legame che vi unisce. Un legame? Secondo le mie teorie, il legame tra allenatore e Pokémon è la chiave per scoprire il mistero di questa nuova evoluzione. Ma cos'è esattamente questo legame? Perché la mega evoluzione è attestata solo a Kalos? Restano ancora tante domande senza risposta. Beh, come i Pokémon leggendari di Kalos, esistono solo a Kalos e non in altre regioni, no? Giusto, ma certo, ottima osservazione. Più si scopre, più c'è da scoprire, non si finisce mai di imparare. Mm? Ah, che sbadato, ero venuto per darti questa. Cos'è? Volo. La MN Volo. Finalmente. Ma quindi possiamo utilizzarla, Volo? Non saprei. Ah, forse da Termopoli. Ma... Se usi la mossa nascosta Volo, potrai raggiungere in un istante tutti i centri Pokémon che hai già visitato. Bene, ora devo andare. A presto, Nin. Arrivederci, Dianta. Arrivederci, Professor Platan. Quando recito, focalizzo sempre la mia attenzione sui punti comuni che ho con il personaggio che interpreto. Solo così posso calmarmi appieno nella parte. Se mi concentrassi sulle differenze, penso che mi annoierei in fretta. Beh, ora non voglio annoiare te con questi discorsi. La prossima volta che ci incontreremo faremo una lotta, ok? Ok. Va bene, Dianta. La campionessa. Quindi una lotta sarà alla Lega la prossima volta. Magari... Presto. Utilizziamo Volo. Ok, Aulucia lo può imparare. Perfetto. Ci stavamo preoccupando inutilmente. Allora. Io direi... Allora, Volo è più forte di Rimbalzo. E comunque colpisce in due turni. Per rimbalzo è... Eh sì, avere due mosse che compiscono in due turni. Allora, Volo è 90-95 e rimbalzo 85-85. Togli rimbalzo, direi. Cioè, molto più forte Volo. Poi aerassalto ci serve solamente perché è una mossa che fa in un sol colpo. Che, insomma, tutte le volte colpisce senza problemi. Ah, questa è la monorotaia. Saliamo? Facciamo una prova? Vediamo dove si va. Vediamo. Vediamo che succede. Sono curioso. O è come le lotte che ci sono gli allenatori. Spero di no. Oh mio Dio, dove ci porta? Dove finiremo? Finiamo in... Oh no. Dove siamo arrivati? Dove siamo arrivati, Lollo? Ma dove siamo? Nell'altra parte di Temperopoli. Nell'altra parte di Temperopoli. Esatto. Ah, quindi era... questa era la parte che mancava. Hai visto? Esatto, abbiamo trovato il centro medico per Pokémon. Se non centro Pokémon, rimettiamo i Pokémon stanchi. Ok, prenderò in consiglio la tua squadra. Molto bene.
lì c'è sempre il tizio dai poteri misteriosi. Ah, quindi questa è la cosa che ci porta nell'altra città. Vediamo un po' questo che vende di particolare. Velox Ball, time. Le Pokéball speciali, niente di che. Prendiamo i poteri o... I poteri, oh, vediamo un po'. Magari ce n'è uno, non lo so. Ti spiego, no? I poteri ho, il gamba fratello, lottiamo per la fratellanza. Potere ho, il potere amicizia. Ecco, questo potrebbe essere utile. E adesso ecco che sparisce in grande stile. Ciao, ciao. In particolare il potere amicizia per far evolvere Sylveon, che serve un'amicizia. Poi serve anche un minigioco, una cosa strana. Vabbè, sì, un minigioco nuovo di questo gioco. Esatto. Di cui non siamo proprio a conoscenza. Ora fammi vedere se parlando con questi signori otteniamo qualcosa in particolare. Vediamo. Ah, plessimetro. Perfetto. Tac, 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 tac. Quando un Pokémon ha il plessimetro, se usa una mossa più volte di seguito, ne aumenta. Ah, per rotolamento. No, qui no. Però la cosa bella è che parlare per i bambini si china. Hai visto? Si china. Questa è la forza forte di questi nuovi giochi. Sono più realistici? Forse in un certo senso. Quindi entriamo anche in questa bella casetta. Beh, stiamo facendo il pieno di strumenti anche qua. Poi grazie a volo. Ah, quindi questa è una ricercatrice, il sincro gioco, come quello che c'è. Sì, quella di Zania, ha parlato. Non c'è andato niente. Bene, niente di che, niente di che. Abbiamo comunque raccolto il plessimetro, la sciarpa seta. Qua c'è un'altra schiena. Oh, ciao vecchietto. Ah, questo ci parla delle uova. Qui che cosa c'è? Qui se ne va nel prossimo percorso. Ma sicuro che non gli non è la palestra? No, la palestra sarà qua. Che cos'è? Ah, questa è la palestra. Sì, ecco Serena. Ciao Serena. Scusa il ritardo, vorrei tanto vedere in cosa consiste la mega evoluzione. Certo, sta a te scegliere se fare mega evolvere il tuo Pokémon, ma mi piacerebbe assistere con i miei occhi a un evento straordinario. Quindi sfidiamo la piccola Serin. Vediamo un po'. Parte la sfida di Serena allenatrice. Mio stick. Ma gli stessi Pokémon di prima, altro che mostrarci nuovi. Lei non è avanzata per niente. Beh, con Froggy adesso la distruggiamo, ne sono sicura. Utilizziamo Acqualame. Ecco, ci utilizza Bruciapelo. Già una mossa molto particolare e potente. Ora riutilizziamo Acqualame. Vai Froggy, vediamo un po' quanto leva. Beh sì, dopo 5 colpi è forte. Dopo 5 però. Perché è presa così singolarmente. Ecco, meno male che ne fa 4. E speriamo, ok, colpi inflitti 4. Incantavoce, ecco. Vediamo adesso se provoca l'attrazione. È super efficace, vedi, perché è maschio. Capito? È super efficace sul tipo opposto al Pokémon che stai usando. Ne sei sicuro? Sì, sì. Perché quando era femmina non era molto efficace. Potrebbe essere semplicemente che uno è un Pokémon il cui tipo non era molto efficace. Colpi inferti 4, incantavoce. Comunque non usare queste mosse che ci mette 3 ore per lanciare ste lame. Sono belle. È la mossa speciale se non usiamo questa. Attacco rapido, boom. E come nel ninja lo mandiamo KO. Ciao ciao mio stick. Questa palestra penso sia di tipo acqua allora. No, è di tipo erba. No, no, è una lei, non è il vecchietto che mi aveva detto che era un giardiniere. Lacerazione al posto di attacco rapido. Attacco rapido. No, è questa la quarta palestra. Molto bene. E così abbiamo sconfitto anche quest'altro Pokémon di Serena. Qui la di incamiamo Pokémon. E ora abbiamo il gringo Iride Green. Mettiamo il gringo. Sconfiggiamolo con il tipo aereo. E proviamo per la prima volta anche volo. Forza, vai qui la Vin. Facci vedere che cosa si fa. Ma non sono saliti per niente di livello i Pokémon. Usiamo volo. Vai, bravo il gringo. Quella di usa il pugno Spinemon e noi evitiamo l'attacco. E ora usiamo volo. Boom. Ah, bello. Yeah. È super efficace. Quilladin è sconfitto. Poveri suoi Pokémon, cara Serenella. Qual è il prossimo Pokémon? Absol. Continua a lottare. Lo so, potrei eliminarlo al primo colpo con una mossa lotta, però voglio vedere Velenpuntura. Vediamo un po' il gringo con Velenpuntura. Ecco, lei usa attacco rapido. Perché sa che noi l'avremmo sconfitto con una mossa lotta. Velenpuntura. Carina come mossa. E ora utilizziamo schiacciatuffo per eliminarla. A quel punto potevamo anche usare un'altra velenpuntura. E così abbiamo fatto e abbiamo sconfitto Serena. Abbiamo usato la mega evoluzione come lei ci aveva chiesto, però va bene. Peccato Serenella. Povera Serena, ci dispiace tanto. Noi ormai siamo troppo più forti di lei.
Siamo diventati migliori. Siamo partiti insieme da Borgo Bozzetto, ma percorrere la stessa strada non significa ottenere la stessa forza. Cos'è che fa la differenza? Beh, comunque fa vedere chi sei in palestra. Bene, la palestra direi di evitarla per la prossima parte. Comunque qua che cosa c'è? Finiamo di esplorare. No. Ci deve essere qualche strumento qua in giro. No, amico, non sto cercando il Pokémon leggendario, almeno non ancora. Ok, parliamo con il signore. Se fai piovere con pioggia danza, la vostra turno sarà infallibile. Mi piace la pioggia. Piovischio, l'adoro. Lastracielo. Stiamo trovando lastre per tutta la regione. Ah, di quella era la parte bassa della città, noi siamo nella parte alta. Questo strumento mi tormenta. Dov'è? È sotto. Dici? Sì. Ecco, là sotto. No, sotto dove? Qua. Ah, qui. Repellente Max. Ottimo. E ora ci mancano la schiera di case qui sotto e abbiamo esplorato la città completamente. Perfetto. Poi nella prossima puntata faremo la palestra. Cercheremo. Sentire. Sentiamo la canzone. Godiamoci la musica. Sì, mi è piaciuta molto. Una no. Mancia pure. Cioè, ti abbiamo ascoltato e vogliamo dargli la mancia, ma è matto. Amitare verso i Pokémon. Ma seriamente? Ma vedi due Pokémon Greninja, a caso. Che peccato, che tristezza. Va bene, questa darà uno strumento se indoviniamo, immagino. Nella lotta in triplo e in quelle rotazioni gli allenatori usano tre Pokémon ciascuno, va bene. Ah, comunque non abbiamo fatto a caso prima perché noi non sentiamo l'audio. Ve lo ricordiamo perché se no... purtroppo. Purtroppo è così. Vediamo. Niente regali? Niente regali? No, assolutamente niente. Bene, quindi signori, nella prossima puntata di Pokémon Y sconfiggeremo la palestra. Quindi, per oggi è tutto. Alla prossima. Bye bye, ragazzi.